Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Oggi, secondo un'antica tradizione, ci sarebbe stata la seconda processione della Settimana Santa Trapanese. Infatti, proprio a quest'ora sarebbe uscita per le vie del centro storico la sacra icona della Madre Pietà del Popolo, affidata al ceto dei fruttivendoli. Purtroppo le restrizioni anti-Covid non ci permettono neanche per quest'anno di poter svolgere questa manifestazione religiosa e quindi ci ritroviamo tutti uniti in preghiera, in presenza e anche, come si usa dire, in remoto. Pregheremo per questa situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce, per i morti e quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari, sepolti a volte in modo che ferisce l'anima, per le persone ammalate, per coloro che sono in ansia, per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro, per i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono le loro vite a rischio per salvare altre vite, per i sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti, per i responsabili delle nazioni perché operano con saggezza, sollecitudine e generosità. Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza a un'unica grande famiglia. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. E questo momento è ancora una volta un momento mariano, un rosario, però avremo occasione di meditare altri misteri, sempre misteri di Cristo attraverso Maria, però che ci permettono appunto di approfondire ancora di più la nostra meditazione. E già come abbiamo fatto sabato scorso, questo rosario voglio evidenziare una preghiera per tutta la terra, attraverso un segno di una candela che identifica un continente. All'inizio quindi di ogni mistero ci sarà una persona che porterà la candela con il colore che normalmente nel rosario missionario viene attribuito a quel continente. Cantiamo prima il canto. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Entra quindi la prima candela bianca che rappresenta l'Europa. Maria, madre della speranza, veglia sulla Chiesa in Europa. Sia essa trasparente al Vangelo, autentico luogo di comunione. Viva la sua missione di annunciare, celebrare e servire il Vangelo della speranza per la pace e la gioia di tutti. Il primo mistero è il mistero della contemplazione. Gesù sale sul monte a pregare. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava ancora solo lassù, insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Seduti. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso dell'ora e della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il tuo frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Entra la seconda candela azzurra, richiama l'Oceania con le innumerevoli isole sparse nelle azzurre acque del Pacifico. O stella Maris, luce di ogni oceano e signora delle profondità, guida i popoli dell'Oceania attraverso ogni mare oscuro e tempestoso, affinché possano giungere al porto della pace, preparato in colui che ha calmato le acque. Mentre ci avventuriamo per gli oceani del mondo e attraversiamo i deserti del nostro tempo, mostraci, o Maria, il frutto del tuo grembo,
poiché senza il Figlio tuo siamo perduti. Contempliamo il mistero della vocazione. Gesù chiama i dodici. Chiamata a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Entra la terza candela gialla, l'Asia, la culla della civiltà. O Maria Santa, volgi il tuo tenero sguardo sulla Chiesa che il tuo Figlio ha piantato sul suolo d'Asia.
Sile guida e modello, mentre continua la missione, e proteggila da ogni potere che la minaccia. Prega affinché tutti i popoli dell'Asia possano giungere a conoscere il Figlio tuo Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. Si contempla il mistero della responsabilità. Zaccheo incontra Gesù e impara ad amare. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, tu Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Oh, come Maria ai piedi della croce,
entra la quarta candela, verde, richiama l'Africa e le verdi foreste e il colore sacro dei musulmani. O Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, l'effusione dello Spirito Santo faccia delle culture africane luoghi di comunione nella diversità, trasformando gli abitanti di questo grande continente in figli generosi della Chiesa, che è famiglia del Padre, germe e inizio in terra di quel regno eterno che avrà la sua pienezza nella città il cui costruttore è Dio, città di giustizia, di amore e di pace. Si contempla il mistero della carità. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, prega di grazia, Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, come era nel principio, ora e sempre. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
entra la quinta candela rossa che esprime le Americhe, America del Nord, Centrale e del Sud. Vogliamo sempre esprimere le Americhe perché sappiamo bene la realtà diversa di questo continente. Signore Gesù, ti ringraziamo perché il Vangelo dell'amore del Padre, con il quale sei venuto a salvare il mondo, è stato ampiamente proclamato in America come dono dello Spirito Santo che fa fiorire la nostra gioia. Concedici di essere testimoni fedeli della tua resurrezione davanti alle nuove generazioni d'America, perché conoscendoti ti seguano e trovino in te la loro pace e la loro gioia. Si contempla il mistero del ringraziamento. Il lebbroso ringrazia Gesù per essere stato guarito. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Grazie.
Siamo seduti per una breve riflessione su questo momento di preghiera. Come già abbiamo detto, siamo qui magari alla stessa ora che doveva avvenire la processione, che poi sarebbe incontrata appunto con la Madonna Vassare, ma qua si sono incontrati già da 2 giorni. È chiaro che poi anche lo scambio del cielo evidenzieremo il motivo per cui si fa. E abbiamo voluto dare a questo rosario alcune caratteristiche particolari di preghiera, sia la caratteristica di preghiera universale. Perché? Perché noi giustamente, diciamo, durante la Settimana Santa ci concentriamo su quei riti tipicamente trapanesi, ed è vero ed è bello, e sappiamo bene che normalmente durante la Settimana Santa, durante questi riti, quando non c'è la pandemia, vengono anche persone da tutte le parti dell'Italia, dell'Europa, a volte del mondo, ma spesso vengono persone che in un modo o in un altro sono legate al mondo dei misteri, perché magari sono figli di emigrati, e tanti altri che magari sono qui per una breve vacanza e vedono questi riti e li vivono in modo particolare. Però dobbiamo avere noi quel respiro universale, perché ogni preghiera che noi viviamo deve avere sempre un orizzonte verso tutti gli uomini che stanno sulla terra, e poi specialmente in questo periodo, che penso, già sentendo un giornale radio, un telegiornale, ci danno sempre le notizie di una pandemia che non è solo italiana. Sentiamo i morti negli Stati Uniti o nel Brasile o in qualsiasi altra parte della terra. Questi sono quelli che ci danno nei telegiornali nazionali, ma la pandemia è stata ed è in tutto il mondo. Quante morti, quanti ammalati e quanta situazione anche difficile. Noi ringraziamo il Signore, i mezzi per combatterla cerchiamo di averli sotto forma di ospedali, di vaccinazioni, ma non per niente i paesi ricchi hanno detto, almeno ufficialmente, penso che lo fanno, che i vaccini non sono solo per noi occidentali, sono per tutto il mondo. Una parte dei vaccini è destinata già ai paesi che magari non possono permettersi. Questa è solidarietà universale, mondiale. Una solidarietà che ci fa sentire veramente fratelli. E quindi questo aspetto, questo pregare per tutti è molto importante, attraverso, simbolicamente attraverso queste candele che ci rappresentano i continenti. Dall'altro, la preghiera a Maria ha sempre un respiro universale, perché in qualunque paese, città andiamo, nazione andiamo, Maria prende un titolo che un titolo particolare o del paese o della nazione, o anche un titolo secondo una virtù vissuta da Maria. Noi già qui abbiamo già 2 titoli diversi: Maria Pietà del Popolo, Maria dei Massari, l'Addolorata, ma poi anche a Trapani, Maria Santissima di Trapani, oppure
così via, potrei citare tanti, nella diocesi, tutte quelle che sono i titoli a Maria nei vari santuari, Maria Santissima dei Miracoli, Maria Santissima del Giubbino, Maria Santissima del Soccorso, Maria Santissima di Custonaci, per citarne alcuni, ce ne sono altri, Maria Santissima di Misericordia e così via, ce ne sono altri. Ma andiamo ancora più avanti, noi andiamo in un paese, in una città, troviamo un titolo, mi viene in mente forse quello che è più famoso a livello internazionale e sicuramente il Papa Francesco gli ha dato anche una rilevanza maggiore, Nostra Signora di Guadalupe, no? Guadalupe che è in Messico, ma anche lì, se andiamo nell'America centrale, nell'America Latina, i titoli a Maria abbondano. Maria è realmente la madre di tutti e i titoli non fanno delle Madonne diverse, ma fanno l'unica Maria che si incarna in un territorio, in una devozione, ma perché tutti facciamo riferimento a Maria di Nazareth, la madre di Gesù. Viviamola pure come attenzione, come devozione incarnata in un territorio, ma mai dimenticare che Maria è una sola e che pensa a tutti noi. E abbiamo poi camminato con alcuni misteri, abbiamo contemplato la contemplazione, perché alla base della nostra vita, se non sappiamo contemplare, non possiamo fare altro, diventiamo solo dei faciloni, dei superficiali. Dalla contemplazione alla vocazione. Perché? Vocazione che significa chiamati a qualcosa, per qualcosa. Tutti noi siamo chiamati, intanto come cristiani, a vivere la nostra vocazione cristiana, ma anche come uomo siamo chiamati a vivere la nostra umanità. Poi all'interno della nostra umanità siamo chiamati ognuno a vivere delle chiamate specifiche nella nostra vita, papà, mamma, oppure figlio, oppure secondo i vari ruoli o lavori che facciamo. E ogni vocazione deve avere come conseguenza necessaria la responsabilità. Perché se noi alla chiamata rispondiamo, significa che ci siamo assunti un impegno e cerchiamo e viviamo questo con responsabilità. Ma la responsabilità deve essere sempre vista nell'arco della carità. Perché le responsabilità che ognuno vive deve avere sempre l'occhio verso l'amore, verso la carità, che ci deve portare a quel senso di ringraziamento. Perché ringraziamento a Dio, ma ringraziamento anche agli altri. Perché una società non può andare avanti se non sappiamo ringraziarci l'un l'altro della nostra collaborazione. I misteri che allora abbiamo contemplato ci servono come cammino personale, un cammino che ci aiuta dalla contemplazione alla chiamata, alla responsabilità, alla carità, al ringraziamento. Viviamo con questi sentimenti la preghiera che continuiamo a vivere ora nelle litanie, per poi vivere il momento dello scambio del cielo. Ci mettiamo in piedi. Madre del crocifisso, madre dal cuore trafitto, madre del Redentore, madre dei redenti, madre dei viventi, madre dei discepoli, vergine obbediente, vergine offerente, vergine fedele, vergine del silenzio, vergine del perdono, vergine dell'attesa, donna esule, donna forte, donna intrepida, donna del dolore, donna della nuova alleanza, donna della speranza, novella Eva, socia del Redentore, serva della riconciliazione, difesa degli innocenti, coraggio dei perseguitati, fortezza degli oppressi, speranza dei peccatori, consolazione degli afflitti, rifugio dei miseri, conforto degli esuli, sostegno dei deboli, sollievo degli infermi, regina dei martiri, gloria della Chiesa, vergine della Pasqua, agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, la salvezza dell'anima e del corpo, e per l'intercessione di Maria Santissima liberaci dalle sofferenze della vita presente e donaci la gioia della vita del cielo. Per Cristo nostro Signore. E ora il tradizionale scambio del cielo che sarebbe avvenuto a Piazza Locatelli appunto nel pomeriggio di questo mercoledì santo. Un rito sentito fortemente e rappresenta uno dei momenti più suggestivi di questi due giorni di fede e passione vissuti in occasione delle due processioni, Maria Pietà del Popolo dei Massari e Maria Pietà del Popolo a cura dei fruttivendoli. I consoli della Madre Pietà si scambiano i ceri per ricordare l'amicizia e la riappacificazione come conseguenza della formale protesta che nel 1855 la Compagnia di Sant'Anna, che curava prima la Madre Pietà del Popolo, aveva elevato al Vescovo di Mazara del Vallo per impedire lo svolgimento della nuova processione e per contestare ai massari il privilegio di esporre la loro icona nella cappella di Piazza Locatelli. Queste notizie sono state prese via internet e io le ho lette appunto perché ci ricordano questo momento. Ecco, si avvicinino i due consoli, si mettono qui davanti alle candele del mondo. Insieme diciamo un'Ave Maria, soprattutto applichiamola anche per l'intenzione del Papa. Ave o Maria. Questo rito, dicevo, antico, che serve segno di riappacificazione, questo applauso indicano la volontà di ognuno di noi di fare pace con tutti. Se avessimo dei problemi o delle situazioni di non pacificazione nelle nostre famiglie, forse alla fine di questo rito, lo dico anche a quelli che seguono attraverso la televisione, magari fanno una telefonata o vanno a trovare e fanno la pace. Perché la pace è segno di riconciliazione, di comunione. E preghiamo ora, restiamo in questo modo, pregando. Maria, Vergine Madre, è il segno di ciò che la comunità dei credenti può diventare quando si apre la parola di Dio. Uniti a lei, magnifichiamo Dio nostro Padre. Amen. La tua misericordia si estenda di generazione in generazione su questo popolo che crede in te, e con la Beata Vergine Maria, Madre Pietà, esalta le meraviglie del tuo amore. Amen. Dio, Padre della Luce, che nel suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci ha aperto i tesori nascosti nei secoli, per la grazia dello Spirito Santo, vi doni salute, serenità, pace e sapienza, preghiamo. Amen. E ora vi do la benedizione finale, però la voglio dare anch'io mettendo le mani su queste candele, magari le metto la parte di sopra per evitare... per essere sempre secondo le norme. Perché? Perché la comunione deve avvenire sempre attraverso la Chiesa, perché la Chiesa è ministra della riconciliazione e della comunione. Spirito Santo, glorificate il Signore con la vostra vita, portate la pace a ognuno che incontrate. Rendiamo grazie a Dio. Dio benedico il coraggio di vivere sola con
me fin da quel giorno.